Presidente, il disegno di legge presentato dal Governo è, a memoria, l'unico esempio al mondo di riforme costituzionali della semantica. Renzi sta facendo un'operazione straordinaria di capovolgimento di significato delle parole, chiamando Senato delle Autonomie un'assemblea di cortigiani, un circolo ristretto di nominati che proprio nelle materie che interessano alle regioni, come le materie finanziarie, non avranno di fatto alcun peso istituzionale né potere legislativo, ma solo il ruolo di capi bastone al servizio di un governo che ormai è diventato un governo autoritario. Il Senato, cessando di essere elettivo e quindi rappresentativo dei cittadini, perde quella funzione di garanzia fondamentale nel sistema costituzionale di pesi e contrappesi, intaccando invece l'efficienza e il corretto funzionamento dei consigli regionali e comunali. Questa controriforma della Costituzione si occupa in sostanza di istituire un circolo riservato ai membri della casta, dove poter esercitare i propri hobby fino a quello principale, cioè quello di pigiabottone. State seppellendo il Senato della Repubblica per resuscitare l'opera nazionale del dopolavoro di mussoliniana memoria. Palazzo Madama sarà un'associazione alle dirette dipendenze del capo del governo, con compito di organizzare il tempo libero dei consiglieri regionali in gita a Roma. Non potrà essere diverso da questo il ruolo del nuovo Senato, caratterizzato com'è da una composizione solo politica e non rappresentativa di senatori nominati, che ricalca la mappa del potere locale, con soggetti che non potranno neppure dedicarsi alla propria attività a tempo pieno. E di questo il governo non sta ancora rispondendo a quest'Aula e fa finta di guardare da un'altra parte. Anche gli esperti che la Commissione ha audito nel corso dell'indagine conoscitiva sulla composizione ed elezione del Senato della Repubblica, di cui l'articolo 2, quelli che i noti costituzionalisti Renzi, Berlusconi, Boschi, Verdini chiamano professoroni, mangiatartine, hanno rilevato diversi profili di criticità. Solo per citarne alcuni, il problema si porrebbe sul piano del funzionamento stesso dei consigli regionali e più ancora delle amministrazioni comunali. Questa controriforma istituzionalizza infatti la figura del consigliere part-time, il consigliere part-time e senatore a mezzo servizio, con la conseguenza che il nominato non potrà più esercitare degnamente né l'uno né l'altro ruolo. La norma in oggetto inoltre è in contrasto con l'articolo 121, quarto comma della Costituzione, che afferma che il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. È contraddittorio che un sedicente Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali non ne preveda la presenza come membro di diritto. Per fare un esempio, basta esaminare gli effetti del presente disegno di legge incostituzionale nei confronti del Trentino-Alto Adige. La Regione a Statuto Speciale viene estromessa dal meccanismo di rappresentanza del nuovo Senato, causando così l'implosione del delicato assetto politico-culturale del territorio, che trova in questa istituzione un polo fondamentale di rappresentanza. Accanto alle province autonome di Trento e Bolzano, la Regione a Statuto Speciale garantisce il riconoscimento dei diritti di diversi gruppi linguistici e riveste un ruolo politico di ago della bilancia tra italiani, tedeschi e ladini. Ed è proprio il Trentino-Alto Adige che viene escluso dall'impianto complessivo del disegno di legge, frantumando le giuste istanze autonomistiche che la Costituzione tutela e aprendo la strada a nuove spinte secessionistiche. E di questo risponderete. Quello che abbiamo di fronte è un macroscopico vulnus, una cartina di tornasole. L'intento del governo non è affatto quello di dare rappresentanza alle realtà locali, ma al contrario di riaffermare la deriva centralista del disegno di legge, creando un circolo dopolavoristico di nominati alla corte dell'uomo solo al comando. La controriforma semantica di Renzi implode immediatamente ad una prima lettura come un castello di carte. Non siamo di fronte a un tentativo, finisco, Presidente, di fronte a un tentativo di superare realmente il bicameralismo. Siamo di fronte a un tentativo invece di calpestare l'assetto democratico del nostro ordinamento. Ho presentato l'emendamento in questione per cancellare totalmente questo sistema feudale di composizione del Senato, per garantire la rappresentanza dei cittadini, per introdurre l'elezione diretta su base regionale, a suffragio universale e con sistema proporzionale. Tutto il resto, Presidente, è solo P2.